Allora, bentrovati alla diretta con Andrea Pietrini. Stasera parliamo con un'intervista particolare con un leader. Io lo chiamerei così, mi piace questo termine, quando è giusto parlare con questo termine, della finanza aziendale. In particolare Andrea Pietrini, che poi si presenterà da solo, chiaramente per le sue esperienze diverse nel tempo, ha poi creato un gruppo che permette alle aziende di fare qualcosa di particolare, mentre devo dire che si sposa particolarmente con quello che sarà il futuro, immagino io, perché sempre di più avremo una gestione più, diciamo, più smart, e lui l'ha già individuata anni fa, questa particolarità. Quindi, Andrea, se mi senti, mi auguro di sì. Perfetto, allora vediamo un attimo. Sto regolando, chiaramente anche lui ha un problema, che è quello di aggiustarsi i capelli last minute, Certo. no? Come tutti noi, come ha visto anche il Presidente della Repubblica, già pronto, diciamo, per aggiustarsi i capelli. Infatti, vedo che sono più gonfi da una parte e meno dall'altra. Adesso li sgonfiamo. Ciao, Benissimo, ciao Andrea, benvenuto. Allora, vorrei che ti presentassi da solo un attimo e ci dici cosa fai e con chi lo fai, che mi piace proprio questo spirito per cui è nata il tuo gruppo, la tua azienda. va bene, ti ringrazio. Allora, io naturalmente ho un'esperienza finanziaria nel mondo del finance da tanto tempo. Nasco naturalmente come direttore finanziario e poi ho lavorato nella finanza straordinaria e in particolare nel fondo di venture capital, insomma, quando ancora il venture capital in Italia non esisteva veramente. Successivamente sono andato a fare direttore finanziario di una importante società romana che si occupa di tecnologia. E circa 8 anni fa ho fondato un gruppo che si chiama Your Group adesso, ma si chiamava Your CFO all'epoca, di direttori finanziari, cioè persone esperte in finanza operativa, il primo gruppo del genere in Italia, cioè persone che vanno, andiamo in azienda a cercare di aiutare le aziende per farle crescere, soprattutto sulle tematiche appunto di finanza operativa, che si distingue dalla finanza straordinaria perché è quella un po' di tutti i giorni, quella dei crediti, quella del magazzino. Quella diciamo dei finanziamenti verso le banche. Il gruppo ha avuto un grande successo anche perché ha cercato di coinvolgere persone di grande qualità professionale. Abbiamo comunque CFO che vengono esperienze in grandi multinazionali, in grandi banche d'affari internazionali, eccetera, eccetera. Poi il gruppo è cresciuto e ha naturalmente coinvolto professionisti di altre aree, quindi dell'area delle risorse umane, dell'area del sale, delle vendite, del marketing, della parte digitale, come tu ben sai. Naturalmente anche abbiamo circa 40 colleghi che si occupano della parte digitale, quindi complessivamente adesso siamo circa 160. Quindi 160 manager, andiamo in azienda a portare le nostre competenze. Io naturalmente ho mantenuto comunque la mia impronta finanziaria e quindi cerco in qualche modo di dare qualche consiglio in questo momento dove la finanza è particolarmente importante. Allora, devo dire che io conosco Andrea, in particolare ho conosciuto Andrea dopo aver nel tempo, ma conosco da anni, Giuseppe Compagnone, Massimiliano Maria Longo, ho conosciuto adesso Mauro Milano, Certo. e conoscevo da tempo altri del gruppo. Poi pian piano li ho visti avvicinare al tuo gruppo e quindi ho capito che stava nascendo qualcosa di interessante. In particolare anche noi abbiamo poi una nuova startup PropTech, un CFO che appunto è Mauro, e abbiamo anche Massimiliano Maria Longo, insomma, nel team che non Buongiorno, c'è. Milano in ufficio, li ho visti tutti che lavoravano sul progetto, Sì, li ho incontrati infatti. attivi Ah, sul l'hai progetto. incontrato. Sì, li ho incontrati. E quindi, no, Mauro veramente e Massimiliano sono eccezionali. Ma no, noi nella diretta avevamo scritto, e chiaramente confermiamo quello che avevamo detto nella diretta, 10 punti sui quali tu volevi appunto illustrarci
quali sono secondo te come gestire la finanza aziendale in tempi di crisi. Vi ricordo che chiaramente che sia una società di investimento immobiliare o che sia una società, è una società, per cui come tale va gestita la finanza aziendale con ammortamenti diversi, con strategie affinate diverse, chiaramente se parliamo di immobiliare, perché gli ammortamenti cambiano a seconda appunto dei cespiti che si hanno. Non vorrei usare termini difficoltosi, però io dico che un investitore immobiliare deve saper leggere un bilancio, perché non può lasciare tutto al caso o tutto ai suoi consulenti. E quindi perciò ho chiesto ad Andrea di poterci spiegare come loro, che ho visto stanno facendo anche un'attività molto interessante, cioè si stanno dando anche delle consulenze alle persone in difficoltà, che è uno spirito assolutamente lodevole. È un momento in cui si deve giustamente essere solidali. E quindi dare a tutti. Seguendo un elenco che diciamo che abbiamo prospettato alle persone che sono adesso in diretta, potessi darmi la tua indicazione che qual è la strategia da mettere in atto? Certo, allora io naturalmente ho cercato di interpretare un po' qual è la realtà in questo momento, no? Voglio dire, perché tanti mi hanno chiesto che cosa succederà, no? Cosa succederà non si sa. È chiaro che adesso tutti si stanno muovendo dalla Banca Centrale Europea, si parla di Eurobond, eccetera, eccetera. Insomma, qualsiasi cosa succederà, però le aziende, che siano aziende immobiliari, che siano aziende finanziarie, che siano aziende di qualsiasi tipo, affronteranno un momento non semplice. Poi si supererà, perché sono convinto che tutti i provvedimenti che metterà in piedi il governo, la Banca Centrale Europea, tutto quello che serve a sostenerci arriverà, anche perché l'Italia è un mercato troppo importante naturalmente per abbandonarlo. Però, come si dice, aiutati che Dio ti aiuta. Quindi secondo me in questo momento un imprenditore o comunque una persona che vuole fare un'attività organizzata in un'azienda deve essere preparata per affrontare, diciamo, il momento che non sarà semplicissimo. Quindi ho cercato di dare qualche consiglio, naturalmente, perché c'è un tema importante, no? Innanzitutto il primo consiglio amichevole era quello di non farsi prendere dal panico. Naturalmente no, perché se ne sentono tante, succederà questo, succederà quell'altro. Il modo migliore per non farsi prendere dal panico è sempre quello di pianificare. Purtroppo a volte non abbiamo una grande cultura della pianificazione in Italia, no? Cerchiamo invece, cioè, l'imprenditore a qualsiasi livello è sempre piuttosto, no, istintivo, e va bene, no? Voglio dire, in fondo la forza dell'imprenditore è quello di vedere lontano senza bisogno di tanti piani. Però secondo me in questo momento buttare giù un piano finanziario dove si vede che magari, anche se non so, l'attività dovesse scendere di un certo i ricavi di una certa percentuale, magari l'azienda non soffre, oppure può far scendere i costi in proporzione, e quindi possibilmente, io adesso dico sempre, scherzo sempre con la mia assistente, dico: è vero che adesso incassiamo di meno, ma siamo tutti a casa. Io so tutto quello che spendevo di viaggi, di ristoranti, spese di rappresentanti, non spendo niente. Quindi ragionevolmente, allora questo mi tranquillizza un po' sul fatto che magari se si rincassa di meno, ma si spende anche di meno. Naturalmente sto scherzando, però è anche vero che appunto non bisogna farsi prendere il panico. Quello che secondo me le aziende devono fare, e questo credo che sia un tema molto importante che valga sempre, non solo in periodi di crisi, è proprio la tematica della focalizzazione delle aziende sui margini di contribuzione, no? Voglio dire, perché questo è un momento dove bisogna stare attenti a vendere, ma vendere bene. Cioè, se si vende un po' meno, si deve vendere con dei margini buoni, proprio perché potenzialmente i clienti, qualunque essi siano, voglio dire, potrebbero avere a loro volta problemi di liquidità. Allora vuol dire, se proprio devo vendere, e cosa che devo fare, naturalmente devo stare attento. Quello che non si dovrebbe fare è cercare la vendita a tutti i costi, cercare di recuperare in qualche modo del fatturato vendendo magari o sotto costo, senza margine, e soprattutto vendendo a clienti che potenzialmente appunto proprio in questa situazione potrebbero avere a loro volta problemi di pagamento.
se avete visto, adesso c'è questo hashtag, io pago i fornitori, è giusto, perché se si blocca la filiera, no, diciamo, dei pagamenti, uno la blocca e tutto a catena viene meno. In qualsiasi settore adesso ci saranno delle provvidenze importanti. Chi ha dei dipendenti, anche un solo dipendente, può accedere alla cassa integrazione, anche se non avrebbe avuto diritto, perché magari stava in un contratto che non la prevedeva, naturalmente. Ci sarà tutto il tema, naturalmente, della rinegoziazione dei finanziamenti, no? Adesso, inizialmente non si capiva che cosa sarebbe successo, adesso effettivamente piano piano, anche da, diciamo, dall'ABI alle banche, si è cominciato un po' a capire che come si può fare, diciamo, ad avere la rinegoziazione del mutuo, del finanziamento, insomma, temi invece che per la parte immobiliare sono particolarmente importanti. Un altro tema importante, secondo me, che io esorto tutti a prendere in considerazione in questo momento, sempre su questo tema, è quello di vedere se la società ha delle capacità di credito inesplorate, cioè inutilizzate. Vuol dire, chi aveva già un bilancio approvato, chi aveva già la possibilità di credito a cui poter accedere, idealmente può farlo. Magari pensava di non averne bisogno, perché le prospettive potevano essere altre, però visto che c'è questo tema, meglio avere un piccolo salvagente da tenere in casa, naturalmente, visto che si ha questa possibilità, perché non è detto che poi le cose cambino. Andrea, posso farti una domanda riguardo questa cosa che hai detto proprio adesso? Noi investitori immobiliari abbiamo sempre, almeno parlo di quello che io faccio e quello che insegno, abbiamo sempre degli scoperti di conto corrente pronti, perché ci può capitare l'operazione, chiaramente qua parliamo sempre di operazioni che sono, sai che l'immobiliare ha bisogno di tanto cash, di tanta liquidità, chiaramente, perché il bene stesso costa, e quindi abbiamo sempre dei castelletti, abbiamo sempre, si chiamavano castelletti una volta, scusatemi il termine, ma uso quei termini che ho sentito per strada, quindi chiaramente ci sono dei termini inglesi che non amo usare, ma non perché, no, per dire... non amo usare, perché poi le persone semmai non capiscono, ma gli scoperti di conto corrente, come li vedi tu ieri e come li vedi tu domani? Cioè, nel senso che sono, per me, ti dico la mia, un'arma a doppio taglio se non si sanno utilizzare, possono diventare pericolosi. Che ne pensi a riguardo? Allora, lo scoperto di conto corrente nella buona finanza aziendale si è sempre detto non si deve usare. Voglio dire, perché naturalmente si dovrebbe usare, anche secondo la teoria finanziaria, soltanto per quelle situazioni eccezionali dove naturalmente il normale credito non funziona. Esempio che si fa sempre, le tredicesime, le quattordicesime, eccetera, eccetera. Oppure per una riserva di liquidità se un cliente in quel momento non paga. Io personalmente nella mia vita, da CFO, non ho mai fatto utilizzare lo scoperto di conto corrente, anche perché naturalmente è uno scoperto che impegna molto le riserve della banca, quindi di fatto le banche lo danno raramente, ha un coefficiente molto alto in termini di rischio, e quindi ragionevolmente, e non solo, e poi è sempre molto costoso, che è chiaro che sono situazioni nelle quali è chiaro che uno potrebbe dire adesso, cioè il tema è la prospettiva, cioè se uno pensa di avere una revisione dei fidi perché effettivamente la situazione contingente, il prossimo bilancio si aspetta che ci sia una forte revisione dei fidi perché gli indicatori aziendali, quindi il rating scende, è chiaro che uno deve fare più cassa possibile, certo, in qualche modo. Certo. Naturalmente, se uno pensa che nella propria attività non avrà una o saprà attingere a risorse diverse, no? Appunto, io dicevo anche tra gli altri consigli, magari avete già qualcosa che è lì, potete vendere, uno può pensare di fare anche il plusvalenza. Io parlo di un bilancio normale, è chiaro che un bilancio immobiliare ha la plusvalenza, diciamo, un po' come attività principale. Però secondo me anche qui la pianificazione aiuta. Cioè, se uno comincia a pianificare, dire guarda, io so che l'anno prossimo con questi scenari atterrerò in questo modo,
E atterrando in questo modo mi faccio già il mio rating potenziale, poi ci sono anche tante società che lo fanno, per sapere come andrà il mio affidamento bancario l'anno prossimo. Idealmente è meglio che me li prenda subito, che poi magari non me li danno più. Voglio dire, non viviamo in una situazione in cui si dovrà vedere anche molto, perché è anche vero che le banche Voglio dovranno aggiungere una fare. cosa importante, come sempre ho detto, prendiamo i soldi quando non ci servono. O meglio, in tempo non di guerra, le banche, quando vedono i conti e ci osservano, vi posso assicurare che le banche oramai sono molto proattive, c'hanno degli alert che CERV degli dà, e semmai ti chiamano per dirti: guarda, ti voglio dare i soldi. Bene, lo scoperto di conto corrente, appunto il fido. Ce lo prendiamo, dobbiamo gestirlo bene, ma quando non ci serve. Come aggiungo altro, per esempio, noi abbiamo chiesto e ottenuto, devo dire, con un'efficienza unica da due istituti diversi, in questo momento, immediatamente le moratorie. Quindi l'efficienza sta funzionando per le banche. Scusami, volevo No, ma aggiungere solo giusto, questo guarda, messaggio. paradossalmente, voglio dire, adesso ci troveremo in una situazione dove comunque le banche dovranno far arrivare questi soldi, diciamo, alle aziende, al pubblico, voglio dire, alle persone. Quindi è chiaro che probabilmente ci sarà anche un piccolo allentamento dei parametri, no, di Basilea, perché naturalmente è gioco forza che sia così. Quindi le aziende che hanno qualche problema, se si attrezzano è meglio. Quelle che non hanno problemi, voglio dire, che avranno dei benefici incredibili, voglio dire, perché effettivamente quelle più virtuose saranno premiate ancora di più proporzionalmente. Quelle magari un po' meno virtuose, adesso non sto parlando di aziende che stavano già, diciamo, no, perché in questo momento c'erano anche delle aziende abbastanza in crisi, ma quelle che magari erano ancora un po' così, sul tema finanziario, secondo me, nell'area immobiliare, io vedo uno scenario positivo, nel senso che, o perlomeno per chi deve comprare, probabilmente ci sarà un ridimensionamento dei prezzi, ci sarà sicuramente una grande liquidità immessa nel mercato, quindi i tassi andranno ancora più in basso. Quindi ci aspetta, cioè, se noi pensavamo già di avere dei tassi bassi, adesso ci aspetteranno ancora anni di tassi super bassi. Quindi è chiaro che Necessario. potrebbe anche dire: colgo questa opportunità. Se vi ricordate la crisi Lehman Brothers, no? Adesso per parlare di, io ricordo che andavo per Milano e c'era ogni casa, ogni portone aveva tre vendesi. Una roba pazzesca. Voglio dire, io dicevo, ma questa roba non si riprenderà più. Adesso, prima della crisi, a Milano non si può più comprare una casa, voglio dire, no? Che sembra diventato il Dubai. Allora, si potrebbe anche, cioè, io, un ottimista, dice: guarda, adesso ci saranno i soldi a ancora più buon mercato. Chi ha un po' di riserva se ne può fare un po', magari può anche pensare. Quindi, come sempre, nelle crisi ci può essere una grandissima opportunità, no? In questo senso. Senti, ma Basta. ti è uscito Belin o mi sbaglio? Ti è uscito No, Belin? No, anche se sono no, anche. l'ho sentito che lo pensavi, però. Non L'hai troppo, pensato. è troppi anni che sto a Roma, No, forse no, no. qualche cosa Però l'ho detto l'ho sbagliato. sentito, cioè l'ho sentito, l'ho percepito che le volevi dire. Lo volevi dire. Può darsi che lo volessi dire. No, per i genovesi che non sanno, voglio dire, perciò Belin. E quindi per dire che secondo me, però adesso la cosa importante, voglio dire, è essere preparati. Cioè, in queste situazioni uno si sta un po' alla finestra, però sono in situazioni nelle quali bisogna cogliere le opportunità e non bisogna dimenticarne nessuna, no? Proprio perché è lì il tema della pianificazione. Io purtroppo, voglio dire, direttore finanziario, tiro fuori sempre questo tema, no? Perché nella pianificazione uno comincia anche a tirare fuori delle idee che magari non gli erano venute in mente prima. Quando tu in qualche modo devi cercare di pensare al tuo futuro, naturalmente pianificando ti può dare veramente una mano. E soprattutto, ripeto, puoi utilizzare certi strumenti che non ti sarebbero venuti in mente. Ecco, credo che questo sia un tema importante in questo momento, no? Non, e poi, insomma, essere comunque ottimisti. Nel senso, io sono convinto che in questo momento ci saranno persone che avranno delle grandissime opportunità.
anche di acquisto, ma anche a livello aziendale. Ci sarà qualche azienda che magari, appunto, penso anche al venture capital, voglio dire, ne parlavo anche recentemente, che è una cosa simile, anche qui i fondi avranno grandi disponibilità, perché probabilmente ancora più liquidità avranno, naturalmente, perché chi ha soldi avrà ancora più soldi, naturalmente. E a questo punto si possono fare anche delle buone acquisizioni, perché magari a un certo punto le valutazioni saranno un po' più basse, perché rifletteranno le valutazioni di borsa, ma anche qui, voglio dire, abbiamo visto a Lehman Brothers, le borse hanno crollate, negli Stati Uniti sono tornate ai massimi. Andrea, quindi tu associ, ho visto che già la seconda volta che lo dici, associ molto l'evento Lehman Brothers, ricordo 2008 Stati Uniti, che poi ha generato una serie di crisi immobiliari partendo dagli Stati Uniti e arrivando a noi in cui avevamo avuto dei picchi a 880.000 transazioni, io parlo del mio settore, immobiliari e siamo scesi a 440.000 transazioni all'anno. Stavamo risalendo e mi auguro che succederà, ma non sarà possibile. Stavamo risalendo, eravamo arrivati quasi a 600.000 su questa montagna. E devo dire chiaramente questa interruzione di oltre 2 mesi di transazioni saranno molto dure da recuperare. Però devo dire che le persone sono. Questa è una mia interpretazione, rimangono scottate ancora di più dalla borsa, che è frenetica, cioè sale su, scende subito, immediatamente, mentre il ciclo immobiliare è sempre durato 10-12 anni. Certo. Purtroppo si conferma tale, perché il 2008 va giù fino al 2010, 2020 purtroppo c'è un altro crollo, immagino io, mi auguro di no, però. Questa è la mia sensazione ed è anche la mia sensazione che cambierà il modo di vivere delle persone perché vorranno degli spazi diversi, perché vorranno, che ne so, quando parliamo di smart working, no? Certo. Lo stiamo vedendo con 3 figli a casa, 3 computer, stanze isolate, cioè vorremmo, mi ha fatto ricordare, non so se tu quando eri giovane hai mai organizzato una festa a casa, io avevo una stanzetta. No, giusto per divagare un attimo, io e i miei amici a 14 anni avevamo una stanzetta di diciamo di un fabbricato vicino casa che era inutilizzata. Allora a un certo punto ci mettiamo a fare, pensammo, un po' smanettavamo con le cose elettroniche, Avete fatto la discoteca? facemmo la discoteca. E sai cosa usavamo per fare i pannelli con assorbenti? Ecco, le Esatto, uova, c'erano le uova. esatto. Ai nostri No. tempi andavano, io mi ricordo anche i cinema delle parrocchie, no? Tappezzati queste cose delle uova. Esatto, fantastico perché erano dei pannelli con assorbenti, no? Siamo tornati indietro e i ragazzi di oggi chiaramente hanno queste spugne, se ce l'hanno, insomma. Ma probabilmente si tornerà perché? Perché le discoteche non saranno accettate più come prima. Tra l'altro, certo. I ristoranti, le discoteche, tutto ciò che riguarda, diciamo, la parte dove noi dovremmo. Torniamo con grande piacere, ma se ho ben capito, leggendo in queste ore, avremo man mano ritornare alla normalità, ci porterà comunque a stare un metro e mezzo, al di là delle leggi, d'accordo? Ma ci sarà proprio un effetto, secondo me, psicologico. Cioè, oggi vedete un film, non so se avete avuto questa sensazione, guardiamo questi film e dico, ma come cazzo stanno vicini? Scusate il termine, come mai stanno così vicini a queste persone? Ma in realtà il film è stato girato qualche anno fa. Scusami, poi ogni tanto divago, ma Guarda, tu scherzi, effettivamente adesso vedo anche, guarda, che pure è passato pochissimo tempo, no? Vedere le persone appunto che stanno anche al bar, ristorante, ci fa impressione. Oh, ma ragazzi, sono passati 5 giorni, cioè ormai non è nemmeno un mese che siamo a casa. Però io quello che voglio dire è proprio questo: non dobbiamo nemmeno farci fuorviare dai nostri bias cognitivi, no? Come si dice. Cioè, se dobbiamo vedere un po' come è stato il passato, ripeto, io penso a quel momento in cui c'era la crisi dei bond, no? Di Monti, no? Vi ricordate, no? Se l'Italia fallisce, eccetera, eccetera. Qualsiasi mercato vive sempre sull'emozione, no? Adesso sembra tutto tremendo, no? Per quello che dico, razionalizziamo le cose, pianifichiamo, cerchiamo di mettere, diciamo, nero su bianco perché ci aiuta. Poi, vedendo sempre con lo specchietto retrovisore, per quello che dico, penso io.
un'immagine molto nitida di quando ero appunto a Milano, che mi capitava di andare dalla stazione a casa mia, e tutti questi cartelli, sembrava che l'Italia, voglio dire, sarebbe crollata, no? Invece poi, riparlando recentemente a Milano con alcuni colleghi, Milano non si può più comprare casa, no? Il mercato è diventato impossibile. Quindi, secondo me, voglio dire, chi riesce in questi casi, chi riesce a mantenere la calma, di solito poi nel medio termine riesce a avere delle grandi soddisfazioni. La finanza è sempre così, naturalmente sfrutta un po' l'emozione di chi si lascia prendere un po' la mano, e invece chi mantiene il sangue freddo riesce sempre poi ad avere degli ottimi risultati. Vedo che mi fanno delle domande. Antonio, vedo quale borsa dopo un mese di crollo. Rispondo adesso o rispondo dopo? Antonio, ci sei? Allora, forse è meglio continuare il discorso e dopo facciamo una sessione di domande e Perfetto, risposte. non sapevo come era organizzato. Perfetto. Ok, perfetto, vai. No, e quindi ti stavo dicendo, quindi allora io credo che quello che ripeto, che si debba fare adesso è mantenere la calma e cercare di utilizzare gli strumenti che abbiamo, perché ne abbiamo anche abbastanza. Fortunatamente, quella che è un po' l'inefficienza delle aziende italiane, no? Per cui, vabbè, diciamo, in questo momento già soltanto un po' di ripresa di efficienza può sistemare le cose, no? In questo senso. Poi arriveranno sicuramente gli aiuti, arriveranno le banche, apriranno i cordoni a borsa, si dovranno inventare qualcosa, ma lo faranno sicuramente. Bisogna aspettare un po' quel momento, naturalmente, perché insomma, come sempre, prima che si mettano d'accordo, voglio dire, però vedo, ripeto, io da ottimista vedo più opportunità che rischi in questo momento. Speriamo che sia così. Auguriamo tutti, chiaramente. Io sono convinto, guarda, sono comunque ottimista, perché la gente forse uscirà con una carica nuova di questo estremo momento mai successo, che ci hanno chiuso in casa per tanto tempo, fermate le aziende, eccetera. Allora la gente dice: no, devo uscire e inventarmi qualcosa. Chi chiaramente ha capito come sarà il futuro avrà successo sicuramente. Volevi seguire un po' ok. No, io Vai, vai, vai. dico, adesso se vogliamo fare un piccolo paragone, no? Si è sempre detto, in un certo momento serve una guerra, no? Voglio dire, perché ci sono certi meccanismi per i quali non si aggiustano. Ma perché la guerra? Perché la guerra abbassa sempre le aspettative. Cioè, in fondo la felicità è data tra quello che abbiamo e quello che vorremmo avere, no? In fondo la guerra abbassa il denominatore di questo rapporto. In fondo, in piccolo stiamo vivendo una cosa del genere. Io sono stato intervistato in un webinar di qualche tempo fa su questo tema. Io l'altro giorno ho mangiato questa pizza che ho comprato all'Eurospin, che non voglio fare pubblicità, mi sembrava una roba pazzesca, voglio dire, perché siamo riusciti a recuperarne una, no? Adesso, voglio dire, Il gusto era qualcosa, quando potevo avremo una mangiare. normale, diremo: ah, fantastico! Cioè, per dire che tutta questa cosa, in fondo, voglio dire, dovrebbe darci anche delle motivazioni che prima apparentemente l'avevamo persa. In fondo, il dopoguerra è stata una ricostruzione perché non c'era più niente, no? Allora, adesso non voglio paragonare perché non è minimamente paragonabile. È chiaro che, però, detta di tutti, voglio dire, questa è sicuramente la crisi più importante che stiamo vivendo dal dopoguerra, e soprattutto avrà un impatto sul PIL non indifferente, non come quello, ma sicuramente piuttosto importante. Ecco, questo secondo me è anche un'altra riflessione che dobbiamo cercare di fare, no? Perché da quello potrebbero nascere anche, come dici tu, Antonio, a livello psicologico, delle ripercussioni positive. Delle opportunità anche, io lo vedo già, c'è gente che non si è arresa assolutamente, Ma insomma. no, assolutamente, lavorano tutti di più, anzi, voglio Sì, dire. bravo. Infatti a casa sembra, sì, stai a casa, ma in realtà non è vero No, perché c'è tutta una assolutamente. programmazione serrata. Ma i colleghi mi hanno scritto, mi hanno detto: facciamo un webinar, dobbiamo presentare una cosa il 4 di
aprile. E dopo il 4 di aprile è sabato. Dice: no, vabbè, ma tutti lo vogliamo fare anche il 4 di aprile. Vabbè, se lo volete fare, facciamo pure di sabato. Non Ormai. c'è più, è vero, non c'è più questa distinzione fra sabato e domenica. Forse dobbiamo mantenere un po' il ritmo Quello di sì, per staccare. cui si stanca, anche perché poi appunto io vedo che anche Staccare, sono certo. alla scrivania, ah, poi. Bravo, infatti, staccare un attimo alle cose. Però ci potrebbe essere un entusiasmo nuovo. Io ritengo che tu hai fatto un paragone col dopoguerra che è in parte calzante, e devo dire che potrebbe essere nel campo immobiliare un dopoguerra molto interessante. Perché? Almeno parlo per alcune aree d'Italia, Roma e Napoli, prendiamo due aree. Non dico Milano, che Milano ha avuto la lungimiranza di rinnovarsi negli ultimi 20 anni, no? Perché ha un'efficienza del comune di Milano, della Lombardia, della regione Lombardia, eccezionale. Io ho fatto operazioni in Lombardia dove vai a parlare con la pubblica amministrazione e dici: voglio fare queste operazioni. Loro ti dicono in tempo ragionevole per noi imprenditori sì o no. Questo al sud, il centro-sud, a Roma, Napoli, Bari, eccetera, non avviene, perché tu hai là cose appese, come so, lo stadio di Roma, faccio un esempio, per dirne una, lo stadio di Roma, secondo me non si fa manco più, perché va ragionato diversamente, o meglio, i sediolini saranno distanti 1 metro, non lo so, però lo stadio di Roma, 3 anni, 4 anni che se ne parla, lo Stato di Milano si è deciso, si fa, punto. Adesso che sta succedendo? Secondo me, la vedo così, ma questa cosa l'ho detto anche qualche anno fa. Noi siamo in una fase da dopoguerra, soltanto se pensate alle buche delle strade di Roma e di Napoli, ok? Non sono stati in alcuni casi il selciato, Ah, l'ha messo Cesare, e quello è rimasto, insomma. certo. Anzi, quello di Cesare funziona ancora. Funziona ancora, da a Pompei funziona, da là da 2000 anni non si muove una cosa. Infatti stanno studiando quale malta usano, hanno usato i romani, insomma, perché è un mistero, insomma, questa malta dei romani. E quindi il dopoguerra potrebbe essere molto interessante, perché andiamo a valorizzare quello che abbiamo. Io ho sempre detto, non costruiamo più, zero cemento, zero occupazione del suolo. Li facciamo, buttiamo giù, però ce lo devono permettere, palazzi abbandonati, palazzi vecchi, palazzi fatti con cemento fatto male, ce ne sono purtroppo, quello degli anni, il sacco degli imprenditori, diciamo, dei costruttori anni 70, Palermo, Roma, Napoli, tutta Italia, Torino, eccetera, ha visto una serie di operazioni un po' troppo aggressive. Quello Certo. potrebbe essere un momento per farlo. Che ne Certo. pensi, Andrea? No, beh, è chiaro, voglio dire, anche Roma ha un potenziale inesplorato, no? Voglio dire, cioè, c'è stato un momento, a Roma hanno costruito veramente in maniera, diciamo, in vereconda in certe aree, soprattutto perché hanno costruito senza l'urbanizzazione, quindi hanno prima fatto i palazzi e poi hanno sistemato le cose. Però, come sempre, potrebbe Roma, il sud Italia. Allora, io faccio un discorso generale, no? Magari è più un auspicio quello che potrebbe essere, però io ho sposato una moglie siciliana, no? Quindi amo moltissimo il sud, ci sono spesso, voglio dire, passo praticamente tutta l'estate a Palermo e naturalmente c'è una ricchezza straordinaria di clima, di architetture. Ma la stessa Roma, cioè, diciamoci la verità, che cos'ha Milano di più? Bellissimo. Vogliamo vederla così, lancio una provocazione, la digitalizzazione, io ho sempre detto che avrebbe potuto portare la decentralizzazione, diciamo, di centri decisionali. Nel senso, se tu riesci, in fondo io sono di La Spezia, no? Come tu hai detto, avere una casetta, un ufficio all'Erici di fronte al meraviglioso Golfo di Spezia, poter lavorare, invece di farlo a Milano, no? In mezzo alla nebbia, naturalmente saremmo tutti contenti. Allora, perché pensare che in fondo questo smart working che adesso stiamo facendo tutti e che, insomma, ho visto anche le mie interviste a Sole 24 Ore della settimana scorsa, no? Tutte le grandi aziende parlano di smart working. Lo smart working potrebbe anche voler dire coniugare una qualità della vita in centri diversi che non siano Milano, perché poi Milano è cresciuta tanto
non solo perché sicuramente è una gestione lungimirante, ma anche perché, voglio dire, è stata attrattiva, diciamo, di città sicuramente più belle, ma che avevano un potenziale minore, no? In questo senso. Io non sarei nemmeno stupito che in fondo tutti quelli che io sono in un'associazione che cerca di valorizzare Roma e con uno dei soci dice: noi tutti, questo è, diciamo, un importante manager, un'importante società, dice: ci troviamo tutti sul treno da Roma per andare a Milano e poi facciamo le riunioni di romani a Milano. Allora, l'idea invece potrebbe essere che tutto questo sconvolgimento che dovrebbe portare questa nuova modalità di lavoro potrebbe anche valorizzare altre aree che non siano quelle di Milano, se proprio devo essere certo. Ci vuole lungimiranza da parte dei governi, ci vuole lungimiranza, però potremmo anche recuperare un po' diciamo, quello svantaggio per il quale ormai l'Italia è solo Milano e poco altro. Magari. Diciamo che hai aperto un capitolo molto interessante, che è quello di poter ritornare alle origini, no? Parlavi appunto di La Spezia, di Palermo, o diciamo di centri non, chiamiamolo così, non decisionali, perché appunto sulla metropolitana Roma-Milano io ho visto gente, ma anche io, il Napoli-Roma per me è una metropolitana, no? Certo. Chiaramente in un'ora ci ha avvicinato tantissimo il treno, e Milano da Napoli semmai l'ho sempre vissuta con l'aereo, perché preferisco in 5 ore, preferisco l'aereo. Però devo dire che il networking, no? Quello che noi per cui ci spostiamo, sta cambiando. Sto immaginando, guarda, eventi alla Borsa di Milano. Faccio un esempio: l'ultimo che mi ricordo di Ernst & Young, a cui ho partecipato, ero proprio con Jacopo Mele, con tanti imprenditori, eccetera. Un evento molto interessante, però sarà possibile farlo online? No, almeno io. Da 50, oltre 50 non lo vedo così, perché devo incontrare le persone. Sarà Certo. diverso, ci auguriamo nel 2000 ottobre-novembre che sia possibile farlo tutto ciò. Però dal lato immobiliare cosa succederà? Che saranno rivalutate le belle città, anzi dei centri da 40-50 mila abitanti, dove ci sarà un'area più salubre, dove ci sono i giardini, dove ci sarà la campagna, dove potrò prendere la verdura dal mio giardino, potrò far alimentare la mia casa con smart working, avrò un'auto elettrica. Vedete che io penso sempre a 10 anni, dove Ma sarò? guarda, io questa cosa l'ho sempre, guarda, ti posso dire, io lavoravo in IBM tanti anni fa, voglio dire, e mi dicevo, proprio perché vengo da una cittadina molto carina che è La Spezia, e quindi lavoravo a Milano, e già all'epoca, perché poi naturalmente di pensare che queste grandi società tecnologiche, io vedevo cose, cioè il famoso personal assistant, Alexa, eccetera, eccetera, io l'ho visto in azienda 20 anni, 25 anni fa, perché naturalmente i tecnici di queste grandi multinazionali lo vedevano, no? E Certo. diceva: ma perché non creare, diciamo, dei centri di lavoro in ambienti molto più gradevoli? Adesso lo permetterebbe la banda. Quello che non lo permetteva fino adesso non era una certa diffidenza agli strumenti, però adesso ci stiamo familiarizzando anche con questi. Quindi ragionevolmente non è detto che la cosa non potrebbe effettivamente funzionare. Io sono convinto di questo, e una volta parlando con l'amministratore delegato di Coima, che poi Coima, per chi non la conoscesse, è l'SGR, cioè una società immobiliare, per farla semplice, per non spiegarvi che significa, un SGR che ha fatto Piazza Gaeulenti. Piazza Gaeulenti è quel grattacielo iconico dove c'è UniCredit, l'ha creato Coima. E lui mi disse una volta due cose molto interessanti. Uno, ho creato un progetto 20 anni fa, anzi mio padre, lui lo dice sempre, dico tutto a lui, poi ho continuato, quindi i soldi ce l'aveva mio padre, ci scherza molto sulla cosa, ma è un corretto, lo dice la verità, poi è stato bravo e lungimirante a fare molto di più, ad accogliere 5 miliardi di euro, e lui disse, il bello di farlo a Milano, mi auguro che questo possa succedere anche nelle altre città, è che porti un progetto, si porta avanti, qualunque colore politico cambi nel tempo. E quindi questo è fondamentale. Poi la seconda cosa che mi disse, una volta io dissi: guarda, ma
perché tu investi solo a Milano? Perché c'è questa cosa? Quindi io disse, perché appunto i progetti sono scelti. Che facciamo con la provincia? Disse lui, guarda, l'unica cosa da poter fare è chiedere al governo è che ci facciano abbattere tutta quella cosa brutta che è stato, diciamo, costruito in provincia, palazzoni, eccetera, e si portano in altre aree, in aree, diciamo, da 100.000, 50.000 abitanti, non mega metropoli, questa volumetria per ricostruire o poi di adattare determinate cose. Ci devono fare abbattere e ricostruire. E questo è un po' il tema importante. E vedo anche che qualcuno dice che in questo momento, e me lo auguro, afferma appunto qua tale, nel post, che l'efficienza è maggiore in questo momento della pubblica amministrazione. Chissà, non so, forse le impiegate in pigiama lavorano meglio, che ne so. Quindi probabilmente è così. Bene, Andrea, vuoi continuare o rispondere? No, io c'ho qualche domanda, insomma, credo che un po' il grosso, diciamo, di quello che ho cercato di dire, l'ho detto, poi se c'è qualche domanda, volentieri. No, vediamo, siamo ok. Allora, c'era Luciano Vargas che ti faceva questa domanda. Ah, le borse dopo un mese di crollo hanno mandato segnali positivi. Adesso il momento è naturalmente molto volatile. Io faccio una considerazione generale. Le borse comunque ricalcano un po' un andamento generale dell'economia. Chiaro che qualcuno diceva che i corsi erano un po' gonfiati in proporzione, diciamo, a quella che doveva essere un po' le prospettive. Io credo che per un po' le borse staranno basse e secondo me scenderanno ancora un po', perché naturalmente, perché è così in questi momenti, no? Anche un po' sulle notizie. Questo, come sempre, sarà un momento nel quale poi attendere ricresceranno, no? Vedere perché non... E quindi fare degli... Io sono sempre un grande amante degli investimenti, dei piani di accumulo finanziario, no? Se comprare un po' alla volta, e poi naturalmente questo aiuta a trovarsi nel medio termine con un rendimento interessante. Non farei adesso tutto subito, anche perché questa situazione potrebbe durare un po' e ancora non siamo sicuri quale sarà la reazione, diciamo, delle banche centrali a tutta questa vicenda. Chiaro che è scesa tanto, quindi uno comincia in qualche modo a fare delle riflessioni, magari con dei piccoli acquisti. Io farei così, naturalmente. Quindi tu consigli, e poi il mio consiglio è diverso, anche se sull'immobiliare, quando si inizia da piccoli avete una diversificazione. Tra l'altro devo dire che sto ricevendo bei messaggi dai miei studenti, perché nel tempo chi ha seguito il mio programma a 7-10 anni ha diversificato. Qualcuno ha dei B&B o case vacanze, chiaramente sta in difficoltà, e già abbiamo fatto una nuova strategia nella nostra masterclass per poter dire cosa devono fare e come riconvertire, io dico, immediatamente i B&B, perché prima di 2 anni non vedo prospettive. Altri hanno dei locali commerciali e per alcune categorie, non lo so se sono fortunato o meno, ma avendo supermercati non ho problemi, anzi ho chiesto. Un aumento di... C'è, buonasera a tutti, vediamo se ci sono. Ah, dice anche Angelo Francesco Manna, che fine faranno le imprese edili secondo te? Voglio dire, già il settore non era particolarmente florido, cioè stava soffrendo naturalmente. È chiaro che anche qui ci saranno, come sempre, quelle che avevano creato una buona pianificazione e avevano dei mezzi finanziari o capitalizzati, eccetera, eccetera, che probabilmente passeranno la crisi. Altre che probabilmente erano un po' più deboli, probabilmente avranno qualche problema, naturalmente. Perché è chiaro che per un po' credo che sarà difficile costruire, diciamo, e quindi un po' di problemi li vedo per le imprese edili, secondo me. Comunque per tutti, vuol dire, ma è chiaro che, diciamo, alcuni settori, proprio quelli, diciamo, un po' più strategici, no? nel lungo periodo, le persone stanno attente adesso, no? Vi faccio un esempio magari sciocco. Noi appunto
Volevamo comprare una casa qui vicino. Mia moglie, tanti anni, la compriamo, compriamo. E ha detto: ma adesso però vediamo un po' che succede, no? Quindi la macchina, magari questo momento in cui uno si compra la macchina, perché si sa mai che cosa succede. Quindi anche le aziende di beni durevoli probabilmente, diciamo, ne soffriranno. Come dici tu, i supermercati continueranno ad andare alla grande, no? E quindi le prese edili, secondo me, un pochino ne soffriranno, sicuramente. Andrea, ti faccio una provocazione su un progetto che da tempo ci stavo ragionando, cioè da tempo in questi ultimi mesi stavo ragionando. Ma secondo te, quanto è possibile che un governo recepisca un progetto a 10 anni? Mi spiego meglio. Ho sempre pensato che l'economia, sai che l'immobiliare con le costruzioni, io intendo sempre anche il falegname, l'elettricista, il fabbro, tutto ciò che riguarda la filiera dell'immobiliare, passando dal notaio, dall'avvocato, il commercialista, eccetera, pesa circa il 27% in Italia sul PIL, quindi tantissimo. Se non riparte questa qui dell'economia, appunto, di questo mercato qui, è molto difficile che riparta l'Italia. Quindi mi sono chiesto, secondo te, portare a zero la tassazione nella compravendita degli immobili, permettere appunto una circolazione veloce degli immobili, io parlo degli acquisti, no? Porto a zero la tassazione degli acquisti, quanto possa diciamo aiutare il mercato immobiliare in termini proprio di finanza, no? Quanto possa far ripartire il mercato immobiliare e quindi una filiera molto interessante. Ma guarda, allora è chiaro che tutto quello che riguarda, diciamo, le riduzioni fiscali in questo momento è una cosa positiva. Quello che però penso, magari ripeto, che diciamo nell'ambito di un acquisto immobiliare l'aspetto di tassazione è importante, ma può essere anche marginale. Nel senso che è chiaro che su beni che possono avere anche delle variazioni estremamente significative dal punto di vista, diciamo, del valore intrinseco, è come se volessimo togliere la tassazione sui guadagni di borsa, ma poi se ti togli una piccola percentuale, ma poi dopo l'azione perde il 50%, non lo so fino a che punto questa cosa potrebbe essere così, diciamo, Andrebbe interessante. elaborata con dei numeri, sì, andrebbe sicuramente elaborata con dei numeri perché se è così, detta così, è soltanto. No, ti dico questa cosa perché in realtà il governo Renzi, con un decreto del 2016, quindi mi ricordo ancora 16 febbraio 2016, decreto numero 16 2016, cioè era un culo, insomma, 16 nella cabala napoletana vuol dire culo, quindi fortuna. Che cosa fece? Azzerò la tassazione per chi comprava un immobile all'asta. Perché lo fecero? Lo fecero perché c'era bisogno di comprare molti immobili all'asta perché c'erano tanti incagliati, quindi lo fece per aiutare le banche. Fondamentalmente, io ho visto in quel periodo veramente un enorme numero di immobili comprati alle aste che ha permesso anche alle banche di riprendersi. Quindi poteva essere quello un sistema. È che effettivamente a parità, diciamo, di investimento, se una cosa paga le tasse e una non le paga, è chiaro che magari ci sarà stato uno spostamento, diciamo, di gente che l'avrebbe comprato in quel modo verso quello delle aste. Non, cioè, non è che è aumentata forse la domanda, magari la domanda si è spostata da una parte all'altra, cioè non è che la tassazione improvvisamente tutti hanno deciso di comprare casa all'asta, magari qualcuno l'avrebbe comprata, magari ha visto più conveniente, quindi un differenziale di prezzo, però è diverso adesso, voglio dire, perché adesso naturalmente si deve rilanciare un settore, voglio dire, e secondo me queste provvidenze non sono poi così, cioè sono importanti, ma è più importante mettere liquidità nel sistema, è più importante che le banche finanzino, perché finanziare vuol dire darti i soldi per il 100% di quello che devi comprare, piuttosto che dire ti faccio risparmiare un po' sulle tasse, che sì, vabbè, ma a me mancano i soldi per comprarle, i soldi per le tasse ce l'avrei anche. Ah, esatto, è quello che è la filiera. Cioè, se noi, per esempio, investitori non abbiamo il denaro, le banche non ci danno i mutui a noi e chiaramente al cliente finale nostro,
serve a poco. Dici tu, ok, paghiamo le tasse, ma dateci i soldi per comprarci le case. Certo, quello è sicuramente esatto, meglio sostenere, diciamo, vuol dire che è meglio avere, diciamo, il capitale principale e pagarci le tasse che invece dire non ci pago le tasse, però non mi danno i soldi. E quindi questa è un'obiezione, sai che mi dicono molto spesso quando dicono sì, ma poi io compro un immobile, c'ho una plusvalenza da pagare. Ma non potrei, scusami, mi auguro, come io dico, io ho amici che pagano qualche centinaia di migliaia di euro di IMU, no? Certo, ma... vi auguro di pagare milioni di euro, certo, di IMU, certo. Vuol dire che sottostante gli immobili sono tanti, certo. Allora abbiamo un'altra domanda di Gob. Buonasera, una domanda: secondo lei come sarà il mercato immobiliare una volta che usciamo da questa crisi coronavirus? Allora, non è semplice rispondo a questa domanda, mi rispondo io. No, prego, c'è il tuo. Andrea mi ha detto, guarda, immobiliare proprio non è che è una cosa. Vabbè, io faccio un po' di ragionamenti economici, naturalmente, come hai detto tu, le aziende, un po' di immobiliare sono aziende come altre, naturalmente, su tematiche tecniche, poi fa piacere anche a me ascoltarti. Allora, ad oggi penso, condividendo il pensiero di Andrea che aveva poc'anzi detto, che ci sarà almeno una rivalutazione della provincia, quindi sicuramente saranno più apprezzate le province belle, attenzione, perché c'è tanta provincia brutta, c'è non i casermoni fuori le città, no, la gente potrà vivere secondo me più in campagna. È come se ci avessi in mente il fatto che, peccato, se ci avesse avuto un giardino era molto meglio. Adesso. Avete visto cosa è successo? Avete visto cosa è successo in quei giorni in cui, volutamente, in quel giorno, quella sera del sabato sera, il governo e non fatto uscire subito il decreto che avrebbe chiuso Milano? La gente è scappata. Dove è andata? Alle seconde case. Perché se mai c'è il mare, in campagna, in montagna, ha raggiunto le seconde case? Perché se mai c'è un giardino, c'è uno spazio. Quindi lì ci sarà una rivalutazione. Alcuni centri non caleranno, se non di un 10-12%, almeno questa è la mia previsione, perché siamo in Italia. Gli italiani sono di per sé un popolo cassettista, così si dice in gergo, che accumula sempre, e ci siamo salvati tante volte per questo motivo. Tra l'altro, 78% degli italiani possiedono una casa di proprietà e vuole sempre possederla, contrariamente a quello che avviene all'estero, dove un 40-50% al massimo ha la casa di proprietà, ma tanti usano il renting, cioè prendono a noleggio la casa stessa. Quindi questa è la mia previsione. C'è un'altra, Vincenzo Muto, poi ti libero, Andrea, è stata una diretta, è a tutt'ora una diretta lunghissima, però devo dire molto interessante per i nostri telespettatori. Ho visto che ti sei truccato pure prima. Sì, il capello, come il precedente. Quindi la variabile tempo inciderà sulle strategie da adottare, sicuramente sì. Beh, il tempo, finanza e tempo, voglio dire, sono due variabili correlatissime, voglio dire, no? Il valore finanziario del tempo è fondamentale. Sì, poi c'è anche Massimo Ciluini, un nostro carissimo collaboratore di Roma, potrebbero ripartire le seconde case. Sì, credo di sì, perché lo spiego anche, sempre una domanda immobiliare, quindi rispondo io per modo semplice: quanto saremo disposti noi fra un mese a prendere un aereo? Ma credo molto poco, o siamo ancora spaventati? Io parlo della massa, probabilmente chi lo dovrà fare lo farà, ho visto alcuni che stanno viaggiando già, ma veramente da soli praticamente ieri, ma se devo andare a Sharm el Sheikh vado a come si chiama quel posto vicino Palermo che io amo, con la sabbia bianca, Andrea? Certo, è chiaro, certo. Mondello, esatto, perfetto. Quindi vado a Mondello, o vado a Ischia, o vado a Capri, o vado a Portofino, o vado alle Cinque Terre, vado comunque in un posto bellissimo sul mare che mi permette di poter avere vicino casa un mare fantastico. Non avremo quest'anno probabilmente tanti amici stranieri a casa nostra, ma mi auguro che noi italiani andremo ad occupare, chi ce l'ha, la seconda casa, chi non ce l'ha andremo a pagare dei nostri connazionali per vivere negli alberghi, nei residence dei connazionali, e
quindi spendono in Italia. Questo sicuramente darebbe un grande vantaggio a tutti di poter far ripartire l'economia anche del turismo, che è un'altra economia veramente in questo momento in grandissima difficoltà. Ma guarda Antonio, se posso aggiungere, no, anche un po' dalla mia esperienza personale, tornando a quello che si diceva prima, cioè io ricordo che da ragazzino andavamo tutti in villeggiatura, diciamo, nei paesini limitrofi, diciamo, no, della mia città. Io avevo la casa dei nonni, come quasi tutti, voglio dire, dove poi abbiamo cominciato improvvisamente, questi paesi sono spopolati perché andavano tutti in giro. In fondo era uno scenario da post-guerra, no? Voglio dire, dove si era comprata la seconda casa, o comunque la si aveva, la si sistemava, e si andava anche in 5, 6, 10 in una casa dove si dormiva in 3, in 4 in una camera. Ecco. Adesso anche qui in famiglia dicono: ah, vabbè, ma quest'anno non andiamo da nessuna parte, ce ne riandiamo nella casa di campagna, no? Che era stata dismessa, diciamo, un po' per quello che dici tu, un po' perché secondo me, appunto, ci farà così piacere poter riuscire, dopo essere stata anche solo un mese in casa, che l'idea di avere. Quindi questo potrebbe essere effettivamente un altro effetto, in certo senso. Un ritorno alle origini. Devo dire che ho notato già quest'estate, almeno io, per esempio, la mia casa di famiglia è a Palinuro, ed è un posto fantastico, con un'acqua fantastica, con un pesce ottimo, e ancora oggi non è ancora aggredito da niente, perché non hanno permesso di costruire in quanto si è fatto il parco nazionale, non ci sono alberghi, pochissimi alberghi eccetera, e veramente c'è un'area salubre. E quando torno, fino a 18-20 anni ci andavo chiaramente a casa dei miei, dopo 30 anni sono ritornato, ho rivisto i miei amici ed è stata una gioia, no, stare lì, e vedo che anche però i giovani, i nostri figli, si stanno di nuovo aggregando, no, vogliono un luogo da cui partire. Semmai venivano una settimana, 10 giorni in casa in vacanza, semmai 15 giorni tra Barcellona, Mykonos, eccetera, eccetera, Ibiza. Quest'anno sarà un anno diverso che aggregherà le persone a stare più in famiglia, continuare a stare in famiglia ma con piacere. E quindi sarà possibile un ritorno alle origini, insomma. D'altra parte l'economia dipende dalle azioni delle persone, no? Quindi chi è bravo a interpretare questa cosa, voglio dire, poi può avere dei vantaggi. I famosi macro trend, no? Le macro tendenze. Vabbè, se lo individuiamo prima, come giustamente dici tu, potrebbe essere una storia. Prima dicevi, vorrei chiudere con questa domanda. Credo che possa interessare maggiormente i giovani, ma non solo loro. Parlavi del fatto che tu hai un'esperienza di finanziamento alle start-up, no? Quindi hai avuto questa esperienza. Come vedi oggi e come ne usciranno le 12.000 start-up innovative, iscritto appunto al registro start-up innovativo o PMI innovative, dopo questo evento? Secondo te, quale sarà la reazione dei giovani a questo evento? Allora, secondo me, voglio dire, dipenderà un po' dal settore. Le start-up non sono diverse da altre aziende. Paradossalmente alcune stanno in settori, diciamo, estremamente interessanti. Pensiamo a chi fa e-commerce, chi fa così. Altre invece stanno, io parlavo con una che si occupa di e-commerce, che vende profumi, e me l'ha parlato per l'altra, l'ho presentata a Jacopo, voglio dire, loro naturalmente stanno esplodendo di ordini. Quindi, come sempre, i periodi difficili fanno selezione, perché non è detto che delle 12.000 startup innovative italiane vanno tutte bene. Paradossalmente il problema delle startup italiane in generale è che poi pochissime hanno grande successo, rimangono tutti un po', sopravvivono per qualche anno. È un fenomeno solo italiano, dove forse perché c'è il tema del fallimento, ma al massimo fanno sopravvivere i fondatori per un po' di tempo. Questa roba anche qui potrebbe fare una selezione importante. Diciamo, ci saranno quelle che saranno in settori innovativi, effettivamente sono veramente innovativi, allora magari prospereranno acquisendo. Io, guarda, ti faccio un esempio. Ho un amico, un collega che ha una startup innovativa, diciamo, in un settore interessante. Lui aveva preso dei soldi prima di
prima qualche mese fa, prima del crollo, aveva preso i poi dalle banche, adesso si trova a poter comprare in giro quello che vuole, no? Altre che erano state meno lungimiranti, anche qui un po' come sempre, queste situazioni definiscono chi è stato virtuoso e chi non lo è stato. Come ho detto in altre occasioni, non Certo. esiste la finanza per la crisi, esiste la buona finanza. E nel momento, diciamo che quando le cose vanno bene, aiuta l'azienda a prosperare, quando vanno male, voglio dire, le fa sopravvivere. Allora, quindi questa è la stessa cosa. Sicuramente le start-up non vanno finanziate a pioggia, non è che per forza adesso bisogna sostenere le start-up fino a No. se stesse, perché naturalmente è normale. Venture capital ne va bene una su 10, una su 20. Sì. In Italia è ancora peggio perché abbiamo dei mercati, voglio dire, il mercato italiano, poi diciamoci la verità, l'italiano che non fa nemmeno l'inglese, ormai siamo in un mercato globale, voglio dire, vuole andare a fare start-up internazionali, insomma, questi No, sono un po' i ma problemi. devo dire che tu hai detto una cosa giustissima. A me non piace, tra l'altro, l'ho usato questo termine perché lo Stato chiama start-up innovative. Sì, certo, le innovative. No, no, è chiaro, però io sono d'accordo con te. La start-up è un'azienda, prima cosa, quindi va gestita come azienda. E tornando al titolo appunto di questo webinar lunghissimo, e ti ringrazio ancora Andrea di averci raccontato come tu vedi e come è possibile fare finanza aziendale in tempo di crisi, parliamo di aziende. Quindi che siano startup innovative, vi ricordo, giusto vi do un concetto, chi investe in startup innovative enormi, quindi mettere soldi in startup innovative che abbiano un progetto, un bilancio, un business plan, io dico certificato da qualcuno che ha i capelli bianchi e fa la differenza. Potete accedere ad avere un CFO, e ce l'abbiamo qua perché la tintura purtroppo non si può fare, e quindi, e quindi potete avere un CFO come ce l'abbiamo noi, no? Parlavo di Mauro Milani, e noi, come è possibile con Andrea avere in questo momento, tra l'altro stanno facendo un'azione veramente lodevole, un give back, no? Dicono gli americani, restituisci una parte del tuo sapere, della tua fortuna, in cambio merci, immagino. Lo stanno facendo, o comunque così, per stare vicino all'azienda senza dover chiedere necessariamente denaro. Io mi immagino che possa portare dei grandi risultati in futuro. Andrea, una fase di chiusura e ci salutiamo. Ma la fase di chiusura è siamo fiduciosi perché sicuramente alla fine guarderemo questo passato come abbiamo visto altri passati che ci sembravano bui, invece sono stati solo portatori di opportunità. Allora, io ti ringrazio per quest'ultima frase che io sposo assolutamente con il sorriso che sto tenendo in questi giorni, veramente perché quella motivazione che ci porterà a uscire, se crisi ci sarà, e purtroppo ci sarà in parte, da questo momento. Però ci sono delle opportunità, andiamola a cercarcele, cioè, andiamocela a cercare per poter ottenere risultati futuri, dico io sempre, a 7, 9, 10 anni, almeno nel mio settore è un lungo termine. È Grazie così. ancora, Andrea. Grazie a te, ciao Antonio, arrivederci a tutti, buona serata. Grazie. Buona vita a tutti, ciao a tutti, ciao, ciao, buona vita a tutti.